da oggi dalla piazza più importante del paese, la piazza finanziaria più importante del paese, parte il percorso per il rinnovo del contratto nazionale che si muoverà e si muove su due direttrici, tutele e diritti, diritti, riconquistare i diritti, il diritto alla reintegra, il diritto alla disconnessione, il diritto a una paga uguale a parità di lavoro e tutele per quanto riguarda tutta la partita delle pressioni commerciali. Queste sono le due grandi direttrici. Non ultima, la dignità del lavoro e una giusta paga. Quindi chiediamo un aumento salariale di 200 euro per la figura media, sommando inflazione e produttività che questi anni, anche di grande crisi, il sistema ha prodotto, fosse anche solamente per la riduzione del numero degli addetti. Le aziende in questi anni hanno distribuito considerevoli utili al capitale finanziario, ci sembra onesto e corretto distribuire parte di questa ricchezza al capitale del lavoro. Quindi una piattaforma che mette al centro il diritto e il salario, diritti antichi come il diritto alla reintegra, diritti nuovi come il diritto alla disconnessione. Ci hanno venduto il percorso di innovazione tecnologica come un posto dove saremmo stati liberi dal lavoro e dalla fatica del lavoro. In realtà la connessione continua con gli apparecchi dell'innovazione tecnologica determina un restringimento della libertà delle persone e quindi chiediamo che dopo l'orario di lavoro si sia diritto a essere disconnessi con gli strumenti lavorativi. Queste in estrema sintesi sono le questioni, le direttrici portanti. Ovviamente ribadiamo due concetti, difesa e tutela dell'area contrattuale che ha permesso a tutti i bancari di rimanere all'interno del perimetro del contratto del credito. Chiediamo in relazione all'innovazione tecnologica un luogo di discussione, di confronto con controparte per discutere in via preliminare le conseguenze dell'innovazione tecnologica e l'impatto sulle persone. Queste in estrema sintesi sono le questioni più rilevanti. Oggi dalla piazza di Milano, che è la piazza finanziaria più importante del paese e anche sotto l'aspetto delle organizzazioni sindacali molto importante, mandiamo un segnale ai banchieri dove diciamo che i bancari scendono, avviano un percorso di riconquista di diritti e salario.